fare lezioni a nessuno, di lanciare appelli a qualsivoglia. Solo che ho la sensazione, almeno mio, che da qualsiasi parte oggi si guardi la situazione, questo dibattito che è in corso è un po' deprimente, perché non emergono i contenuti veri. 8 punti di Bersani, i 9 punti di Renzi, non riduciamo gli stipendi ai parlamentari, eliminiamo un po' di parlamentari, eliminiamo il finanziamento pubblico, i partiti sono sacrosanti preamboli. I contenuti veri sono quelli che fanno la politica, oggi li hanno dettati i movimenti e sono ben altri, e dovrebbero entrare in campo, dovrebbero entrare nella discussione di questi giorni. Poi non spetta a me di dire che tipo di governo andrà fatto o non fatto, ma io vorrei sentir parlare di questi documenti, di questi contenuti. Ecco, quindi dove sono i contenuti veri? Io mi domando anche dove sono i movimenti, sono un po' zittiti da queste elezioni. Il movimento dell'acqua perché non scende in campo? Non scende in campo per mettere dentro al dibattito il proprio contenuto, che è quello dell'acqua pubblica e quello della ripubblicizzazione. Il movimento della TAV, perché non entra in campo, non fa sentire la sua voce autonoma dentro nel dibattito. E questo è un paradosso che io segnalo. Il secondo paradosso è: dov'è la partecipazione? Stiamo un po' tutti a vedere, no? Cioè i popoli dei vari partiti, delle varie, no? non sembrano esprimere se non altro quello che vogliono loro. Dopodiché è chiaro che ci sono le mediazioni della politica, c'è tutto, ma dovrebbero sentirsi, perché è un grande momento e la partecipazione è questa cosa qua. Dov'è il popolo di sinistra soprattutto? Il mio appello è rivolto più che altro al popolo di sinistra, perché è lì che sicuramente la sinistra è stata sconfitta. Sconfitta la sinistra, ma secondo me è stata sconfitta in modo epocale, non è una sconfitta semplicemente elettorale. È una storia che si chiude, lo dico io che questa storia ne sono parte, diciamo, abbastanza integrante, l'ho vissuta, l'ho sofferta, eccetera. Ma devo ammettere che oggi è sostanzialmente ha chiuso la sua storia. Da una parte una sinistra, o perlomeno che si chiama ancora tale, o che vuol chiamarsi tale, non può vivere da anni di solo pensiero unico, di privatizzazione. Non può. Si annulla dentro al mercato e quindi diventa che è il mercato che fa la politica e non più lei. Ed è quello che è successo. Ma non può nemmeno un popolo star lì, di sinistra, star lì a inseguire continuamente la propria direzione politica senza mai uno spirito critico, senza mai introdurre gli elementi di una politica alternativa, senza mai misurarsi con questo. Il massimo dice rottamiamo gli uni, rottamiamo gli altri, ma non interviene mai. Sembra un popolo che ha seguito acriticamente la propria direzione politica nella propria parabola. E dall'altra è un altro popolo che è anche questo è angosciato, annichilito dalla sconfitta elettorale, che è quello di quella che passa sotto sinistra radicale, ma che però ha semplicemente testimoniato in questi anni, di fronte a quelle che erano le dinamiche della crisi, da una parte pensiero unico e dall'altra testimonianza della propria storia, magari onorevole, grande anche storia, ma non adeguata ai tempi oggi. Oggi ci devi misurare con nuovi paradigmi, ti devi misurare con ciò che è diventata la politica, ti devi misurare con ciò che significa oggi organizzazione, nuova organizzazione della politica, ti devi misurare con queste cose. Invece hai conservato da una parte e dall'altra ti sei accodato. E i propri popoli sono rimasti sempre annichiliti ad inseguire, perdendo pezzi continuamente. Ecco, quindi l'appello è un po' a queste cose, ai movimenti, alla sinistra in particolare, che sta vivendo un passaggio epocale. Ecco, allora a questo punto dico, da dove ripartire, no? Mi chiedo, se uno riparte con il programma di uno, il programma dell'altro, non ne viene fuori più, evidentemente. E poi oggi è difficile anche pensare che esistano programmi completi per affrontare una crisi così drammatica. Però io sono anche convinto che in questi anni ci sono stati due elementi caratterizzanti, che la politica vera l'hanno scritta i movimenti, quella nuova, l'hanno scritta, proprio scritta, e non hanno trovato fino ad ora, no, il modo con il quale andare a rappresentarsi nelle istituzioni.
io non so se sarà il Movimento 5 Stelle, mi auguro che sia tale, ma però questo è il fenomeno che abbiamo di fronte. E dall'altra è stata l'elemento della partecipazione. Io in alcuni momenti, ma da anni sto dicendo, rimembrando vecchie letture, dicendo che lo spettro che si aggira oggi per il mondo non è il comunismo, come diceva Carlo Marx, ma lo spettro vero è la partecipazione. È il fenomeno nuovo su cui bisogna ragionare e cosa determinerà nell'ambito della democrazia. Ecco, allora se questi sono veri, ci sono due almeno contenuti che devono irrompere dentro. 27 milioni di italiani hanno votato nel 2011 un referendum, è la più alta espressione di partecipazione e di democrazia, è la più alta espressione che è un popolo che parla e che si esprime, non sono dei partiti, che scrive la politica e che parla di cose che hanno a che fare con gli scenari del XXI secolo, perché l'acqua non è un qualcosa, è la questione sociale forse del XXI secolo. Parla di questo quel popolo ed è un popolo unitario. Si dice, in questi giorni c'è molto parlare di unità nazionale, no? Governi di unità nazionale, ma cosa c'è di più unitario e nazionale di 27 milioni di cittadini che si sono espressi in quel modo? Perché questa cosa non irrompe dentro nel dibattito? Perché non diventa uno dei punti su cui si va a discutere? Dopodiché, torno a ripetere, si faccia quello che si decide di fare, ma questo deve irrompere. L'altro, c'è un altro popolo che si è espresso e che ha parlato anche alla nazione, è il popolo della Valsusa, il popolo della Tava, è un intero popolo che si è espresso e che ha saputo trovare i canali per parlare al resto del paese. L'acqua ha parlato a tutto il paese, destra, sinistra, centro, di fede cattolica, di non fede cattolica, laici, ha parlato a tutti. Io ho fatto iniziative dappertutto, tra i leghisti e tra la destra e le parrocchie e l'estrema sinistra, ho fatto dappertutto. E dappertutto su queste cose c'era l'unità di un popolo. Allora, perché queste cose non entrano? E questo è che io mi domando oggi e che chiedo che si discuta. E chiedo, non lo chiedo alla dirigenza della sinistra. Io credo che il popolo della sinistra invece dovrebbe riflettere. Il popolo della sinistra non può stare qui appunto in silenzio, annichilito, criticare Grillo oppure sperare che Grillo accetti gli 8 punti di Bersani o i 9 punti di Renzi. Il popolo di sinistra deve prendere in mano lui gli strumenti moderni di cui io invece purtroppo non ne sono molto capace, e la rete, e il web, eccetera, eccetera, e far sentire la propria voce e dire parlate di questo perché noi ci siamo già espressi su questo. Abbiamo già detto come la pensiamo nel 2011 con un referendum. Questo popolo deve farsi sentire, deve produrre una sorta di autorivoluzione culturale, prima ancora che parta dall'alto, ma parta dal basso. Questa cosa qui, ecco, io credo che non possa stare ad aspettare Grillo o non possa aspettare che frani, no, che si alimenti il dissenso dentro il 5 Stelle e che frani l'ipotesi di Grillo. Perché è questo che spero. No! È una cultura che deve cambiare, che deve misurarsi coi tempi e che deve misurarsi con la nuova scena politica che si è determinata. E l'appello è attivizzarsi tutti, in particolare ai movimenti che entrino in campo direttamente e dall'altra che sia il popolo di sinistra che si dia una sveglia o che perlomeno ritrovi il gusto della partecipazione sui contenuti. Non per mandare a casa un dirigente o altro, sui contenuti. Ecco, è quello che penso, e lo sento in modo drammatico in questi giorni perché credo che tutti proprio sappiamo che ci stiamo giocando i destini del nostro paese, ma forse se riusciamo si apre un'opportunità per noi e anche per l'Europa.